Si terrà in questo fine settimana il Festival di Centrale Fotografia il 7, l'8 e il 9 giugno. È un festival ormai consolidato, giunto alla 15ª edizione. Marcello Sparaventi, un successo anche per la connotazione di questo festival che quest'anno è improntato in modo particolare alla ricerca. Sì, siamo contenti di questo perché questa propensione non era scontata, invece abbiamo capito che la città ha questa necessità proprio di avere nuovi anche esponenti sconosciuti, quindi di conoscere nuovi linguaggi. E siccome è una città molto connotata alla storia, alla romanità e altre ere, però ecco, questa apertura verso il contemporaneo la vediamo sempre più esplicita e questo ci fa davvero molto piacere. Ecco, il contemporaneo, verso quale percorso, verso quale indirizzo si evolve? Un percorso estetico, un percorso di significato, un percorso concettuale, che cosa? Allora, il contemporaneo è visto come lettura del presente e quindi il tentativo attraverso l'arte è di dare la comunicazione anche di problematiche inerenti alla nostra realtà senza la retorica che a volte è presente anche negli organi di comunicazione. Quindi l'artista in piena libertà è capace in qualche modo di introdurre nuovi concetti, nuovi punti di vista. Ecco, e poi quest'anno il festival si arricchisce di un'opportunità, di una risorsa in più, quella della collaborazione con l'amministrazione comunale per quanto riguarda la sezione fotografica del Museo Malatestiano. Sì, non era previsto, è stata una bellissima sorpresa quella di partecipare a questo bando ministeriale che si chiamava Strategia Fotografia e ci siamo piazzati 8 su 9 tra centinaia di candidature. Quali sono gli aspetti principali appunto di quello che ci aspetta? Allora, gli aspetti principali sono una mostra collettiva intitolata Rituali Contemporanei, che è una mostra che è stata progettata da giovani curatrici che hanno scelto degli artisti under 30. Qui abbiamo ospite Elisiede Urbino con la sua progettazione invece di livello universitario, abbiamo un ospite d'onore speciale che quest'anno in occasione del 15° anno abbiamo voluto nativa di Fano, Silvia Mariotti, artista nota a livello nazionale, realizzerà un'installazione molto grande nella sala principale della Rocca Malatestiana e qualche piccola deviazione anche intorno al territorio. A Mondolfo Mattia Ciaff realizzerà un'opera disegnata appositamente sugli spazi dell'ex cinema Adriatico. Quest'anno c'è anche la collaborazione del liceo artistico Apolloni. Sì, infatti il tema della formazione non solo universitaria ma anche liceale in questo caso è molto caro, insomma, al nostro festival. È stata un'esperienza molto interessante che ha consentito delle classi del liceo Apolloni di esprimersi anche in un territorio pubblico, perché il Centrale Festival non è solo la mostra tradizionale ma anche la creazione di eventi che possono arricchire il territorio anche nella sua parte esterna e all'interno di Centrale Edicola, che è un progetto di public art proprio nel cuore della città. Il primo appuntamento proprio da programma venerdì 7 giugno alle ore 17, proprio iniziamo con i giovanissimi, col liceo Apolloni al caffè centrale, a seguire ore 18 al museo di Palazzo Malatestiano, subito dopo alle 21:15 invece l'inaugurazione proprio del festival e di tutte le mostre qui alla Rocca Malatestiana, che sono i tre luoghi che quest'anno caratterizzeranno la nostra 15ª edizione.